più che parlare e testimoniare, usando il giusto tono della voce, non abusare del tempo, non fare lezioni, tenendo in considerazione il tipo di assemblea a cui ci si rivolge e preparandosi bene con lo studio e la preghiera, ma soprattutto spezzare la parola, come si fa con il pane, far entrare chi ascolta nel mistero di Dio. Sono alcune indicazioni contenute nel Direttorio Omiletico, un testo di 150 pagine realizzato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per dare un aiuto concreto ai sacerdoti nelle loro omelie. Lo spunto per questo strumento arriva dal Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia del 2005, dall'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI e soprattutto dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Un peso importante hanno poi le sue omelie quotidiane a Santa Marta. Il Cardinale Robert Sarà, prefetto del Dicastero Vaticano. Mi sembra importante aiutare i vescovi, i sacerdoti, a comunicare la parola di Dio e a farlo bene, perché è un cibo, un nutrimento, e la gente riparte nutrito. E dunque è importante che questo direttorio sia preso sul serio, perché è importante che il popolo di Dio sia nutrito, non soltanto nell'ascoltare la parola di Dio, ma spiegando la parola di Dio e portando la gente a mettere la parola di Dio in pratica. E questo è importante, l'esempio del predicatore, del sacerdote che predica, che lui stesso sia come una parola vivente. Non un manuale del perfetto omileta con prediche pronte all'occorrenza, ma tracce utili per affrontare ogni omelia a seconda anche del tempo liturgico, avvento o quaresima, e con riferimenti alle messe feriali, matrimoni, funerali, spesso frequentate anche da chi non crede. Padre Corrado Magioni, sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Un bravo omileta deve collocare il suo dire dentro una struttura rituale che deve respirare. Allora un'omelia è posta in un contesto in cui deve prendere luce da ciò che precede e prendere luce anche da ciò che segue. Un'altra che dovrebbe far risuonare anzitutto dentro di sé il messaggio di queste letture, queste 3-4 letture, questo testo scritto deve prima risuonare dentro di me e offrirmi delle chiavi interpretative. Un terzo accorgimento che un bravo omileta dovrebbe fare, aiutare i fedeli a cogliere il senso della comunione eucaristica di questo giorno. Dunque aderenza al Vangelo per recuperare il fascino dello stupore dell'incontro con Dio. No a gesti sofisticati o artificiali, come scrisse anche Bergoglio in una lettera del 2005 in cui proponeva una riflessione sull'ars celebrandi. E questo perché il sacerdote non deve essere uno showman, un maestro di spettacolo, né tantomeno un rubricista, ma un ministro che celebra nella persona di Cristo e che con le sue parole riesce a toccare il cuore dell'uomo.